Eccoci qua, bentornati su Being Sapiens. Continuiamo con questo filone della ricerca in ambito psicologico, di discipline scientifiche che hanno a che fare con la mente, con il cervello e il comportamento umano. E oggi ci troviamo con Chiara Ruini. Grazie di essere venuta, della tua disponibilità. Grazie per l'invito. E parleremo di un tema molto interessante. Chiara ha pubblicato di recente un testo, avrete poi tutti i riferimenti della biografia, diciamo, professionale di Chiara in calce, come con gli altri esperti, e anche di sue possibili pubblicazioni. Stavo dicendo, il suo recente libro, che è un po' lo spunto del dialogo che facciamo oggi, è questo libro edito dal Il Mulino, che è l'editrice Il Mulino, che è Psicologia positiva e Psicologia clinica, un tema molto caldo, perché se ne sentiva la necessità, insomma, quantomeno dal mio punto di vista, di una pubblicazione del genere. Quindi, se sei d'accordo, inizierei subito con la prima domanda. Certo, andiamo. Allora, la prima domanda è un po' introduttiva ed è: come si è sviluppata la psicologia positiva, di cosa si occupa e in che cosa differisce, questo è un po' più specifico, dalla psicologia umanistica e dai precedenti modelli di continuum che va dal disturbo al benessere. Allora, sì, la psicologia positiva è diciamo, un filone della psicologia tradizionale, ecco, perché iniziamo dicendo che non esiste una psicologia negativa, no? Quindi non mettiamo Certo. dualità in contrapposizione, quello che è, diciamo, una disciplina unitaria e integrata che necessariamente deve essere concettualizzata come tale. Quindi, rispetto alla psicologia tradizionale, la psicologia positiva nasce attorno alla fine degli anni, alla fine del secolo scorso, quindi all'inizio degli anni 2000, fine 900, inizi 2000, nel momento in cui un nostro collega, un psicologo clinico, psicoterapeuta, che è Martin Seligman dell'Università della Pennsylvania, viene nominato come presidente dell'American Psychological Association, che è la maggiore, diciamo, società scientifica, accademica per quanto riguarda le discipline psicologiche, e nel suo mandato presidenziale dichiara proprio di volere cambiare l'orientamento della psicologia tradizionale e di arrivare allo studio appunto di quello che è la positività, le risorse delle persone, il benessere, la qualità della vita, tutto quello che fino ad allora era stato scarsamente studiato rispetto a un interesse, sicuramente noi clinici in questo siamo responsabili, un interesse molto molto più orientato verso il disagio, il disturbo, la psicopatologia e poi necessariamente anche tutte gli interventi, le psicoterapie, le strategie per in qualche modo risolvere il malessere. Quindi diciamo che la psicologia positiva nasce un po' come nuovo filone di ricerca e di intervento, che però chiaramente ha tantissimi elementi in comune con quelle che sono la tradizione psicologica e le radici proprio, in particolar modo nella psicologia clinica, a mio avviso. Come dicevo, Martin Seligman era forse un terapeuta cognitivo-comportamentale, ecco, che ha lavorato per anni con Aaron Beck e molte delle sue, anche dei suoi interventi, dei suoi libri anche, no? Un tipico, è anche disponibile la versione in italiano, il libro sull'ottimismo, è fondamentalmente derivato dal suo lavoro, dal suo intervento con i pazienti depressi. Quindi c'è proprio davvero un continuum tra quello che è l'approccio della psicologia tradizionale, clinica in particolare, con diciamo questo orientamento della psicologia un po' più focalizzata alla positività. Rispetto alla psicologia umanistica, quello che spesso io dico ai miei studenti, appunto all'università, è che il termine stesso psicologia positiva è stato inventato da Maslow, quindi in qualche modo la continuità ancora con la psicologia umanistica è importante.
E sebbene molti psicologi positivi facciano un po' fatica a riconoscersi all'interno delle discipline umanistiche e viceversa, no? Gli psicologi umanisti facciano un po' più fatica a riconoscersi all'interno del filone della psicologia positiva. In realtà, appunto, Maslow stesso, ben prima di Seligman, no? Aveva proprio iniziato a concettualizzare il bisogno di occuparsi anche di benessere, di emozioni positive, di risorse, di resilienza, di speranza, di ottimismo. Quindi in realtà credo che ci siano molti punti in comune e a me piace, come si capirà appunto anche dal testo che ho scritto per il Mulino, mi piace più soffermarsi e sottolineare la continuità, l'integrazione piuttosto che le Certo. differenze. Ecco. Sì, tu immagino, da non esperto, verticalmente sulla psicologia positiva, che ci sia una necessità di rivendicare un maggiore, rigore scientifico, no? Rispetto alle intuizioni assolutamente validissime in ambito clinico, in ambito anche filosofico-esistenziale degli autori della psicologia umanistica, è corretto? Esatto. Quello che fondamentalmente Martin Seligman voleva fare proprio nel suo mandato presidenziale come appunto responsabile dell'American Psychological Association è dare proprio una dignità anche e un rigore metodologico a tutto quello che era un filone appunto di interesse sul benessere, sulla positività, sulla felicità che altrimenti rischiava e rischia tuttora di essere un po' superficiale, un po' New Age, no? Sì, il rischio c'è. Quei filoni un po' californiani, no? Dello star bene, del vivere bene. No, quello che in realtà è importante fare, soprattutto in ambito, diciamo, accademico, in ambito di ricerca, di insegnamento, è utilizzare delle metodologie, dei processi di ricerca scientifica chiaramente rigorosi e appropriati, però per studiare, per andare a capire, per andare a misurare anche il benessere e la felicità, perché per anni noi non abbiamo avuto proprio neanche test, noi psicologi siamo così, no? Verissimo. Così attenti a validare, creare, no? Mettere a punto tutte queste batterie testistiche. Quando si tratta di misurare la felicità, spessissimo gli strumenti più diffusi erano gli emoticon, no? Il termometro emotivo con gli emoticon, che va bene per i bambini sicuramente, però insomma, magari Un po' possono poco. esistere delle tecniche un pochino più sofisticate. E la psicologia positiva indubbiamente ha arricchito moltissimo, moltissimo la biblioteca scientifica per quanto riguarda appunto strumenti di misurazione del benessere, della soddisfazione di vita, delle emozioni positive, delle emozioni negative, ottimismo, speranza, perdono. Cioè, abbiamo veramente oggigiorno un ricchissimo repertorio di strumenti di assessment che sicuramente hanno reso la valutazione di queste dimensioni molto più rigorosa e scientificamente Certo. valida. E integrando tutta quella metodologia ed epistemologia transdisciplinare degli ultimi 20-30 anni, che grazie allo sviluppo di tante altre scienze parallele è imprescindibile oggi. E anzi, mi piace, una cosa che mi è piaciuta molto del taglio del tuo libro in questa parte introduttiva è proprio questo, il non voler reinventare la ruota, no? Lanciare comunque dei ganci al passato, rispettando le intuizioni di alcuni primi esploratori di certe nuove mappe, di nuovi territori e delle prime mappe, sapendo che ancora quelle intuizioni magari sono molto fertili e non c'era ancora la scienza e la conoscenza per svilupparle, no? Quindi questo mi è piaciuto molto della tua sensibilità. Ecco. Grazie. Credo Passiamo che alla sia molto seconda. importante anche per, da punto, scusa, dal punto di Vai, vai. vista proprio al di là dell'onestà intellettuale, che comunque è un valore importante a mio Molto avviso, importante. ma anche proprio perché credo che sia utilissimo per tutti ricordarsi proprio sempre che c'è una continuità del sapere, della scienza, c'è un movimento in avanti, no? Che è anche una visione anche molto positiva in realtà del sapere, no? Cioè, piuttosto che contrapporsi o stabilire chissà quale nuova invenzione, credo che sia assolutamente molto, molto
più sensato, più utile per tutti dare questa visione di continuità e di crescita, che è poi tipica, no, dell'approccio positivo, il senso di crescita personale, ma non solo personale, anche la crescita collettiva e la crescita della scienza. Assolutamente. Allora, la seconda domanda è questa. Quali sono i principali e più promettenti filoni di ricerca attuali della psicologia positiva? Ovviamente questo dal tuo punto di vista. Sì, allora, beh, innanzitutto anche la psicologia positiva, come dicevo, se inizialmente ha portato un po' un taglio netto rispetto allo studio della positività, quindi emozioni positive, tratti di personalità positivi, esperienze positive, diciamo, negli ultimi anni, da 2010 in poi, c'è un nuovo filone, no? Che è chiamato Psicologia Positiva 2.0, quindi proprio per. In cui in realtà quello che emerge di più è proprio la necessità di integrare le esperienze di positività con il disagio, con la malattia, con la negatività. Quindi c'è un approccio molto più sfumato e molto più dimensionale, no? Rispetto alle cose. E ad esempio, non so, ci sono tantissimi studi che cercano di capire quali sono gli ingredienti specifici della resilienza e della crescita personale in esperienze molto negative, come ad esempio le malattie oncologiche, no? Quindi tutto il concetto anche di crescita post-traumatica, di compresenza di disagio psicologico, ma anche di risorse, no? Ecco, quindi la complessità dell'esperienza umana nelle sue sfaccettature positive e negative è sicuramente quello che caratterizza di più. E questa nuova, diciamo, questo nuovo filo, questo rinnovato filone della psicologia positiva, e da clinica, da terapeuta, è sicuramente la cosa che a me piace di più, che apprezzo di Certo. più. Allo stesso modo, ultimamente credo che un altro filone molto molto interessante e proprio davvero in rapido sviluppo è le connessioni tra le dimensioni di benessere e di, diciamo, salute mentale con quella che è la salute fisica, no? Quello che è tutta i correlati anche biologici, ormonali, neurologici di quelli che sono gli stati del benessere. E quindi in qualche modo anche genetici, anche correlati genetici Cavolo. si sono studiati. Quindi il benessere, la felicità non è qualcosa solo di così, uno stato della propria Sì. mente, ma è proprio ancorata profondamente anche quello che è il nostro corpo. E quindi tutto quel filone di ricerca sulla salute positiva, sulla salute umana positiva e chiaramente i collegamenti con quello che è la medicina, proprio la medicina vera e propria, e come, diciamo, la psicologia positiva e la promozione di stati di benessere e ad esempio anche la motivazione personale possa assolutamente incidere su quello che è il decorso medico, no? O anche semplicemente gli stili di vita. Quindi c'è un collegamento tra psicologia positiva, psicologia della salute, ma anche proprio stato della salute, no? Sì. Correlati biologici, medicina e stili di vita. In particolare questa disciplina della lifestyle medicine che sta emergendo molto. Cioè, fondamentalmente dare ai medici e alle discipline mediche degli strumenti per promuovere gli stili di vita sani, salutari, di cura di se stessi e del proprio benessere, piuttosto che andare a trattare, no, il disturbo, la malattia quando è già conclamata. Quindi questo credo che sia davvero un po' il filone di ricerca più interessante, sempre dal punto di vista, diciamo, clinico-medico. Se vogliamo espandere un po' di più, io non me ne occupo personalmente, ma c'è moltissimo interesse anche rispetto a quello che è il senso di benessere collettivo, benessere sociale, tutti i temi legati all'ambiente, la sostenibilità, il contatto con la natura, il preservare il pianeta, no? Quindi io personalmente non me ne occupo, ma tanti colleghi in ambito della psicologia positiva e anche rispetto a quelli che sono anche gli orientamenti politici, cercano di utilizzare questi approcci per promuovere un po' la salute globale e la sostenibilità del pianeta.
Chiarissimo. Ma filoni super interessanti. In particolare mi facevi pensare, io sia per questioni personali sia per questioni professionali ho approfondito negli ultimi anni un po' anche il discorso del lifestyle, no? Soprattutto della necessità oggi di cambiare in modo profondo e duraturo, qual è la difficoltà? Lo stile di vita, no? Quindi la gestione dell'alimentazione, sport, insomma, senza dover diventare un atleta professionista, no? Ma da dire da qui, non il 3 mesi per prova costume, ma da qui ai 20 anni, ai prossimi 20 anni io lo faccio diventare un modo di vivere, non... stavo ragionando con diversi colleghi, anche medici, no? Di come se tu vai a... interessava... Questo piccolo riassunto, così mi interessava il tuo feedback. Mi rendo conto che se tu cerchi nell'offerta in giro per l'utente medio, che siano libri, che siano corsi online, ma fatti anche da professionisti, non cose amatoriali, generalmente sono quattro strumenti da cassetta degli attrezzi che vengono proposti, tutti giustissimi, tutti necessari, che dimezzano, se non di più, le difficoltà, che sono modelli più o meno di origine comportamentista per la creazione di abitudini, abitudini atomiche, BJ Fogg, tutte queste cose. Nudging, come modifichi l'ambiente, come usi il self-tracking, l'Excel, tutte le manie come. Terzo, sistemi motivazionali generalmente gruppali, vado a correre, mi confronto col gruppo di amici, cioè. E il quarto è la mindfulness, no? Per gestire gli automatismi, tutte cose giustissime. Piccola cosa che manca in tutte queste narrazioni che fanno anche alcuni nostri colleghi. Questa cassetta degli attrezzi bisognerà utilizzarla e non si smetterà mai di affinarla, ma non andrà mai a sostituire un secondo livello più profondo, che è quello di dove si radica la tua motivazione rispetto a la tua personalità, i tuoi schemi, l'immagine di te, i tuoi, no? Senza psicopatologizzare, no? Però sta di fatto che il rischio di proporre solo le prime quattro elementi crei nell'utente medio un rischio di fallire più volte e sentirti sempre più inadeguato e impotente, notevole, se non si dà il quadro completo dicendo: guarda, questa cassetta di attrezzi è indispensabile. Dare una narrazione in cui si dice ci sono questi quattro strumenti, macro strumenti, ma poi tante volte se il cambiamento è radicale e prolungato mette in gioco la tua intera personalità. Da questo punto di vista, cosa ne pensi anche dal punto di vista della psicologia positiva? Sicuramente uno dei pilastri principali, no, della psicologia positiva, che è stato proprio studiato fin da Seligman stesso, ma anche da altri autori, è proprio il concetto di motivazione intrinseca, motivazione interna, Certo. che è la dimensione, diciamo, in generale più importante per quanto riguarda, diciamo, la messa in atto di qualsiasi comportamento, diciamo, positivo o salutare, ecco. Io posso anche rimanere aggiornato con tutti i device tecnologicamente più avanzati, però è sempre la forma di motivazione esterna, estrinseca, Grazie. no? Cioè, no? Per in qualche modo usare l'aggeggino che vada a correre. No, in realtà dal punto di vista della psicologia positiva è proprio l'idea, come dicevi tu, no? Di fare leva su quelle che sono su delle profonde consapevolezze rispetto al valore della propria vita, della propria salute, dell'equilibrio, del bilanciamento, no? Che bisogna trovare rispetto a tutti quelli che sono chiaramente gli impegni, le fatiche, gli stressor della vita quotidiana, ma con un profondo rispetto anche per quello che si vuole per se stessi e che a volte bisogna fare per il proprio corpo, no? Perché comunque Assolutamente. una buona nutrizione, un buono stile di vita, il sonno, il riposo, un po' di sport, no? Lo stare nella natura, cioè sono tutte una serie di azioni globali che nella loro complessità e non è che uno basti a vicolare l'altro, no? Cioè, Esatto. probabilmente bisognerebbe cercare di avere una visione veramente molto più bilanciata del proprio stare al mondo. E questo
ha a che fare con quello che è un benessere esistenziale e un principio proprio di anche autocura, autorispetto, che non credo che possa essere veicolato con il toolkit che menzionavi prima. Esatto, Quindi, esatto. quello è come fare, ma poi La capacità perché di prendersi farlo? cura di sé, il rapporto con la disciplina, con la frustrazione, sono cose profondissime, non puoi ridurre. Poi quegli strumenti ti riducono le spigolosità inutili, però ok, no, molto interessante. Scusa se ho divagato, ma era un tema, secondo me, molto caldo oggi. Ok, terza domanda. Come la psicologia positiva può influenzare il processo, le categorie diagnostiche in ambito psicopatologico? E che novità emergono da questa integrazione nei modelli eziopatogenetici? Quanto tempo abbiamo per rispondere Ore. a quello? Allora, no, domanda interessantissima, mi piace moltissimo perché mi dà proprio modo anche così di cercare di presentare, di riassumere quello che è stato un po' anche il mio lavoro da psicologa clinica negli ultimi almeno 15-20 anni di lavoro. Quindi per quello dicevo quanto tempo ho, perché potenzialmente potrei raccontarvi una storia lunghissima, cerco di farla un po' più corta. Allora, sicuramente, forse uno degli aspetti che mi ha più interessato, mi ha più colpito, mi ha coinvolto, no, in questo movimento della psicologia positiva, è stato proprio il fatto di vedere le esperienze di benessere come un po', opposte, no? Come contraltare rispetto a quello che noi clinici siamo abituati a vedere, a studiare, a conoscere, che è appunto il disagio, i problemi, la malattia, eccetera. La psicologia positiva, con lo studio delle esperienze di benessere, ha contribuito moltissimo, a mio avviso, a cambiare quello che è anche oggigiorno un approccio alla salute mentale, e al disagio psicologico molto categoriale e molto medicalizzato, no? Cioè, se noi pensiamo alle categorie diagnostiche che noi tutti utilizziamo, DSM, ma anche ICD-10 per certi versi, il benessere corrisponde fondamentalmente alla mancanza di sintomi, no? O al non soddisfare tutti i criteri per... Ecco, questo non è assolutamente vero ed è proprio stato uno dei primi punti di partenza della psicologia positiva applicata appunto alla salute mentale, che è quello di dire la salute mentale richiede una sindrome, no? Come una presenza di sintomi di benessere, non solo l'assenza di sintomi di malessere. Quindi diciamo che il primo passo è stato quello di proporre un continuum, no? Tra quello che è uno stato di disagio, di psicopatologia anche conclamata, rispetto a quello che è uno stato di, viene chiamato in inglese languishing, no? Questo stato di languore, torpore psicologico, che potremmo adesso concettualizzare come o la fase residua, no? Di un disturbo psichiatrico, oppure la fase prodromica, cioè la persona non ancora ha tutti i requisiti per avere la diagnosi, no, completa di depressione, ansia, attacchi di panico, quelli che possiamo essere, però non è che proprio stia molto bene al mondo, no? Ecco, quindi. Chiaro. E poi per andare in quelli che sono gli stati di benessere ottimali che presuppongono non solo non avere un disturbo diciamo psichiatrico, ma avere proprio un senso di benessere, di realizzazione personale, di senso di soddisfazione di vita, di dare il proprio contributo all'interno della società. Quindi diciamo che in generale rispetto ai criteri di salute mentale, la psicologia positiva si propone di aggiungere la presenza di benessere in tre componenti principali, che sono il benessere, diciamo, le esperienze positive, le emozioni positive, un senso di crescita, scopo nella vita e un senso di benessere sociale. Ecco. Questo, diciamo, è il primo passo che è stato fatto. Chiaro. Dopodiché, come vi dicevo, in questo movimento della psicologia positiva 2.0, in realtà quello che si è visto è che anche questi elementi di benessere possono avere dei meccanismi di disregolazione,
in particolare meccanismi di disregolazione delle emozioni positive che sono simili o diciamo rispecchiano un po' quello che avviene rispetto ad esempio a quelle che sono le emozioni negative come la tristezza, l'ansia, la rabbia, no? Noi clinici siamo abituati a gestire questo tipo di problematiche, molto meno, a meno che appunto non si tratti di persone che si occupano di disturbi bipolari, molto meno siamo abituati a gestire quelli che possono essere delle problematiche nella regolazione delle emozioni positive, come può essere un senso di gratitudine, un senso di profondo appagamento, oppure un senso anche di estremo entusiasmo, no? Ecco. Quindi la psicologia positiva 2.0 ha cercato di mettere in luce come i processi di disregolazione delle emozioni debbano essere studiati nella loro complessità, per le emozioni a valenza positiva e a valenza negativa. Chiaro. E diciamo che anche il disturbo stesso può essere, le categorie diagnostiche del disturbo stesso possono essere, come dire, ribaltate, no? Viste dal punto di vista di assenza di benessere, no? Invece di per una diagnosi di depressione, anziché parlare di, diciamo, di umore depresso, di presenza di tristezza, si può parlare di assenza di gioia, assenza di soddisfazione, no? Certo, di Quindi vitalità. la disregolazione emotiva è in un eccesso di umore negativo, di emozione negativa, e un difetto di quello che è la componente positiva, cioè la gioia, la positività, il senso di soddisfazione. Ok? Sì, assolutamente. E l'ultimo accenno che faccio, perché poi insomma sono linee di ricerca anche un po' innovative, anche molto complesse. Chiaro. Comunque. L'ultimo aspetto è quello di considerare fondamentalmente come posso dire, anche certe caratteristiche positive non necessariamente sono positive, no? Possono essere parte esse stesse parte di quello che è un disagio, un disturbo psicologico, psichiatrico. Faccio un esempio, il concetto di autonomia. O di autodeterminazione, no? Che è generalmente considerato un fattore positivo anche della personalità, no? Collegato a un senso di autoefficacia, di autostima, eccetera, può sicuramente avere una valenza molto, molto positiva per quanto riguarda, diciamo, non so, una persona che abbia un problema di ansia, no? In qualche modo in cui deve cercare di, come dire, superare le proprie difficoltà, essere determinato, no? Portare avanti i suoi obiettivi di vita. Quando però, ad esempio, l'autodeterminazione, l'autonomia, è molto elevata, questo ad esempio può peggiorare moltissimo le persone con un disturbo dell'umore, un disturbo dell'alimentazione. Abbiamo Ok. visto che, ad esempio, ragazze con diagnosi di anoressia, ma non un po', insomma, non anoressia, non solo anoressia, diciamo tutto lo spettro dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono caratterizzati da livelli molto elevati di autonomia. E di autodeterminazione, come se in qualche modo questo poi fosse anche parte stessa della psicopatologia, perché appunto sappiamo benissimo com'è poi difficile, no? Ad esempio, far cambiare un regime alimentare anche quando questo è totalmente disfunzionale. E quindi, tornando appunto alla tua domanda, la psicologia positiva sta fornendo moltissimi spunti per, a mio avviso, migliorare quelli che sono le nostre procedure di diagnosi o di considerazione, diciamo, della psicopatologia. C'è ancora moltissimo da fare perché ci sono tantissime aree ancora da fare. Un altro contributo, anche questo che è stato un po' lasciato incompleto, sui disturbi di personalità, ma faccio un accenno perché credo che sia È molto importante. importante. Appunto, oggigiorno i disturbi di personalità sono diciamo, tra tutti i disturbi, quelli che all'interno del DSM sono quelli un pochino più criticati per tutta una serie di motivazioni, tant'è che c'è un modello alternativo, no? Di diagnosi dei disturbi di personalità che tiene in considerazione più una continuità, una dimensionalità, no? Dei vari Sì. tratti di personalità.
Ecco, la stessa cosa fondamentalmente è stata fatta, è stata proposta all'interno di un modello di personalità che però era stato inizialmente formulato per studiare i tratti di personalità positivi. Cioè, Peterson e Seligman hanno messo a punto questo modello con 24 tratti di personalità positivi che nel loro continuum, no? A totale assenza o livello molto elevato, hanno nella loro combinazione la stessa valenza che adesso possiamo ritrovare in quello che è il modello alternativo, modello dimensionale che viene proposto dal DSM 5. Quindi fondamentalmente quello che credo sarà un po' come dire, il passaggio successivo nei prossimi anni e forse anche nelle prossime versioni del DSM è andare sempre di più verso quella che è una complessità, no? Della salute mentale umana, e questa complessità forse viene rappresentata meglio da un modello dimensionale che è più difficile anche da articolare, da tenersi a mente, ma è sicuramente molto più utile, almeno per noi clinici, perché io personalmente ne ritrovo molto più appropriato, no? Parlare anche con i pazienti di quello che è un continuum tra benessere e Soprattutto con i malessere, disturbi di no? personalità. Soprattutto con i disturbi di personalità. Sì. E guarda, io penso che da collega terapeuta penso che sia uno dei grandi cambiamenti in atto negli ultimi decenni in ambito sia diagnostico, di prognosi, ma anche proprio di approcci terapeutici, di interventi, tecniche o comunque di approcci e di competenze del terapeuta, quello di integrare la mappa delle conoscenze, del nostro proprio concetto di che cos'è l'individuo che abbiamo davanti, no? E che siamo anche noi, perché non è che noi ne usciamo, no? Che siamo all'interno di questa relazione molto particolare. E quindi io spero che continui sempre di più l'integrazione, che fu poi uno dei principali motivi per cui iniziai a leggere il tuo libro, no? Questa progressiva, ci vorrà il tempo che ci vorrà, integrazione di un modello psicosomatico e relazionale e sociale di umano, no? Integrato, no? In cui la componente della fioritura, no? Lasciami dire, dell'individuazione anche di questi fattori che non sono soltanto, ah, ok, non è più il sintomo, no? Che poi anche in medicina, insomma, è messo molto in crisi questo modello, è veramente prezioso. E credo che sia di là appunto del discorso delle classificazioni diagnostiche che rischia di essere come dire, discorso molto tecnico, no? Tra accademici, ricercatori, psichiatri, eccetera, è proprio, come dicevi tu, un modello di conoscenza dell'essere umano, cioè l'essere umano non è tutto bianco, tutto nero, probabilmente davvero si riesce a descrivere meglio se utilizziamo tutta una gamma, una tavolozza di colori che sono tutti piastricciati l'uno con l'altro, no? Ecco, questa è la realtà degli esseri umani, specialmente Esatto. in una società così complessa come la nostra, ecco. Usare modelli riduzionistici credo che non faccia bene proprio né umanamente né scientificamente. No, no, ma proprio anche no, ma proprio pragmaticamente ci sono dei limiti, non è soltanto una questione di coerenza teoretica. Allora, quarta domanda. Quali sono i contesti di disagio e di disturbi psichici in cui la psicologia positiva sta supportando le psicoterapie, con il maggior riscontro di efficacia in questa fase della ricerca? Allora, anche qui avrei bisogno di un bel po' di tempo. No, comunque diciamo, quindi questa è una domanda, questa un po' più semplice rispetto a quella di prima, Sì. perché abbiamo, come dire, un po' una canalizzazione, una focalizzazione maggiore delle ricerche, degli interventi su quelli che sono in generale un po' i disturbi dell'umore, in particolare la depressione. Ecco, se devo pensare a gli ambiti applicativi di percorsi psicoterapeutici positivi, che possa essere la well-being therapy, la positive psychotherapy, eventualmente anche compassion focus therapy, ecco, questo giusto per citare Certo. tre filoni terapeutici abbastanza, insomma,
conosciuti, noti e su cui abbiamo tanti dati ormai, sicuramente la depressione. Sicuramente la depressione è la condizione psicopatologica che è stata più non solo studiata dalla psicologia positiva, ma anche proprio è stata forse la condizione in cui la compromissione del benessere ha stimolato anche di più, no? Gli operatori, gli psicologi, i terapeuti come me, no? Cioè, capire appunto come sicuramente le terapie esistenti sono molto utili terapie esistenti intendo farmacologiche e anche psicoterapeutiche tradizionali, sono molto utili nel alleviare il disagio, chiaramente il benessere è un'altra cosa, il benessere è proprio un'altra cosa, nel senso che restituire a una persona senso e scopo di vita non significa solo correggere la sua visione negativa del futuro, no? Significa dare qualcosa in più. Ecco, quindi in questo la psicoterapia positiva ha fatto prove di evidenza, di efficacia molto, molto forti. È stata inizialmente applicata negli Stati Uniti, sempre dal gruppo Seligman e collaboratori. In particolare c'è un collega, Tayyab Rashid, che lavora come me nella clinica con studenti e pazienti depressi e applica appunto questo percorso di psicoterapia positiva basato proprio su, come dicevo, quei 24 punti di forza del carattere che vengono utilizzati e proposti all'interno di un percorso di psicoterapia con persone con depressione. Abbiamo dati di grande efficacia. Sono stati replicati da alcuni colleghi anche in Europa, in particolare sto pensando a un gruppo di colleghi dell'Università di Madrid, Carmelo Vasquez, che ha messo a punto un protocollo di terapia di gruppo, di psicoterapia positiva di gruppo su pazienti depresse e ha confrontate con terapia di gruppo cognitivo-comportamentale, protocollo standard, evidence-based. E ha avuto degli ottimi risultati, cioè entrambe le terapie chiaramente hanno dato effetti benefici sui sintomi depressivi, ma la psicoterapia positiva è stata molto più efficace anche nel migliorare il benessere edonico e il senso di scopo nella vita di queste pazienti. Quindi in qualche modo lo stesso numero di sedute, lo stesso format di gruppo, ma la psicoterapia positiva dà qualcosa in più perché lavora proprio su quello che è anche il ripristino del benessere. Stessa cosa con la web in therapy, cito insomma un po' quello che è stato fatto anche all'Università di Bologna, in cui in particolare, proprio anche addirittura fin dal mio percorso di dottorato, ci siamo proprio focalizzati su persone con forme di depressione cronica. E quindi anche un po' resistenti, no? Ai farmaci, al trattamento cognitivo-comportamentale standard, e abbiamo avuto ottimi risultati appunto applicando questo protocollo di Wellbeing Therapy per prevenire le ricadute. Quindi sembra avere proprio un effetto di ristabilire un po' quello che è una buona qualità di vita, no? Un buon approccio alla vita in qualche modo. Ecco, altro filone di ricerca, sicuramente disturbi ansiosi, anche questo abbastanza studiato. E un campo emergente, ci sono un po' meno dati, però cominciamo ad avere qualche esperienza in più, addirittura anche con pazienti psicotici, con psicosi cronica. In Inghilterra è stato fatto questo approccio, chiaramente è un approccio che viene di psicoterapia positiva, sempre formato di gruppo, che va a essere integrata, quindi non è assolutamente sostitutiva, ma va a essere integrata all'interno di quello che è diciamo, il trattamento farmacologico, psichiatrico e riabilitativo dei pazienti stessi, quindi di fianco al percorso, diciamo, all'interno di quelli che possono essere i centri di salute mentale, il corrispettivo in Inghilterra, è stato appunto proposto almeno in tre trial clinici, questo percorso di psicoterapia positiva di gruppo in cui appunto i pazienti hanno tratto benefici soprattutto in termini di autostima, un'idea di sé, no? Pazienti psicotici tendenzialmente hanno una visione purtroppo molto, molto negativa e Certo. anche stigmatizzata, no? Eh sì. Rispetto
a se stessi, al ruolo della società, e la psicoterapia positiva puntando molto a quelli che sono i punti di forza, la resilienza, che cosa la persona sa fare, qual è la sua motivazione interna, ha dato degli effetti benefici. Chiaramente, ripeto, non è sostitutiva, ma integrativa questo tipo di terapia. Ottimo. Allora a questo punto invece passiamo alla domanda successiva che è l'altro lato della medaglia, cioè in quale frangente, in presenza di quali psicopatologie, la psicologia positiva in questa fase fatica a svolgere un ruolo o magari lo potrà svolgere più avanti. Fondamentalmente, ecco, forse l'aspetto che è ancora un po' poco esplorato e che posso appunto così richiamare a qualche studio che è stato fatto sono appunto i disturbi di personalità, che sono anche queste condizioni molto complesse, no? Anche per la Eh sì. psicologia tradizionale. Allora, anche in questo la psicoterapia positiva è stata confrontata con la terapia dialettica di Mascagnini, che è, diciamo, il trattamento elettivo, no? Per il disturbo borderline di personalità. Anche qua credo un campione, se non ricordo male, anche qua di pazienti in Inghilterra. Non sono sicura se fosse Inghilterra o Stati Uniti, comunque non in Italia. Comunque per il disturbo personalità borderline Sì, principalmente. border. E anche qui fondamentalmente non ci sono grandissime differenze tra la terapia della Linehan e la psicoterapia positiva. Diciamo che la terapia della Linehan ha avuto effetti insomma, più importanti e forse anche clinicamente più significativi rispetto alle strategie di regolazione emotiva. Quindi, se la psicoterapia positiva ha il grosso vantaggio di andare a migliorare l'autostima, anche un po' il senso di scopo, obiettivi di vita nelle pazienti con disturbo border, che è già moltissimo, non è... però diciamo che la terapia tradizionale della Linehan ha ancora molto questo grandissimo effetto sui principi di regolazione emotiva, che forse è un po' il sintomo chiave, no, di questo tipo di disturbo di Certo. personalità. E mi viene da dire, questo però magari lo dico un po' più a te, che sei più esperto di me in questo, comunque il protocollo della linea contiene anche la mindfulness, che già di per sé è un intervento con una sua filosofia del benessere, che punta comunque al benessere. Quindi anche i colleghi che sono occupati appunto di questa ricerca, confrontando un po' le due strategie, psicoterapia positiva e terapia dialettica della Linehan, forse hanno fatto un confronto un po' impari, nel senso che la terapia della Linehan contiene già anche tanti elementi di benessere, quindi forse è difficile evidenziare quelle che possono essere le differenze, no? Gli effetti aggiuntivi della psicoterapia positiva. Detto questo, sì, credo che non ci siano ad oggi situazioni impossibili per la psicologia positiva. È molto efficace con i bambini, con gli adolescenti, abbiamo prove di efficacia molto elevata. Si è occupata di tutto questo filone del positive aging, quindi anche per gli anziani, in teoria offre degli spunti molto interessanti. Sì, diciamo che forse quello che manca è proprio uno studio sistematico, no? Un confronto sistematico e l'applicazione sistematica della psicologia positiva all'interno di varie condizioni cliniche. Ad oggi si è fatto molto sulla depressione, c'è ancora tantissimo da fare. È interessante perché da un lato, ovviamente è tutto in divenire, no? Sono ambiti abbastanza anche di frontiera della ricerca. Da un lato avete degli riscontri positivi per la psicosi, ma fate maggior difficoltà col disturbo di personalità borderline, che comunque con la psicosi dipende poi che tipo di dove si colloca. Quindi è un po' come così, la butto così, ma per una domanda più per capire, non è che ho cioè. Se la debolezza dell'io
se la fragilità dell'io e di alcune strutture base di regolazione emotiva, capacità relazionali, se il border, il passato all'idealizzazione, la svalutazione, eccetera, eccetera, il controllo dell'input, insomma, tutta una serie di pilastri che sottendono il funzionamento psichico, lì la psicologia positiva è un po' come se gli mancasse il punto d'appoggio, è un po' come... Perché sto pensando alla mindfulness, no? Perché la mindfulness mi sembra uno degli approcci più in linea anche con una filosofia di approccio di psicologia positiva, come accennavi tu. Ed effettivamente, anche dalla mia esperienza diretta, insomma, bisogna valutare bene a chi proporre la mindfulness e in che fase del suo percorso, altrimenti è più la frustrazione quella che si crea che un miglioramento del proprio vissuto. Cosa ne pensi? Assolutamente, assolutamente, anzi, questo riguarda un po' anche nuove frontiere, no? Della psicoterapia e della ricerca in psicoterapia. Ci sono alcuni colleghi che stanno sviluppando algoritmi e probabilmente utilizzano anche l'intelligenza artificiale per capire qual è la psicoterapia migliore a seconda delle caratteristiche cliniche del paziente, a seconda di pregresse psicoterapie o trattamenti effettuati, a seconda della comorbidità, dell'età, insomma, quindi stanno cercando di trovare questi modelli anche matematici, no? Statistici, Certo. che potrebbero darci una mano fondamentalmente nel risparmiare tempo e soldi, fondamentalmente, in trattamenti potenzialmente inutili o poco efficaci. Ecco, questo è un po' il principio. E sono molto d'accordo con te, cioè anche un protocollo così diffuso come la mindfulness non fa per tutti, cioè non esiste la soluzione, no, che vada bene per tutti. E la psicoterapia positiva, per come l'ho applicata fino ad ora, ecco, e quindi parlo sia dal punto di vista da ricercatrice, ma anche proprio da operatrice terapeutica in primis, credo che faccia un po' fatica a essere colta dal paziente quando il paziente ha uno stato di emergenza, di contingenza, di disregolazione emotiva e di uno stato di malessere, di disagio, di negatività che in qualche modo lo travolge. E questo potrebbe essere, ad esempio, le crisi, no, tipiche dei pazienti border. In una situazione come può essere stata quella che citavo prima con i pazienti psicotici o con schizofrenia cronica, si è appunto in una situazione spesso di cronicità, in cui appunto i pazienti sono già un po' stabilizzati dal punto di vista anche dei loro sintomi, delle loro manifestazioni. Poi gli antipsicotici oggigiorno sono anche molto estremamente efficaci, quindi forse molto di più che altri trattamenti utilizzati, ad esempio, con persone con disturbi di personalità. Quindi mi viene da dire che forse le difficoltà dell'applicare la psicologia positiva o la scienza del benessere, diciamo così, con i pazienti e quando i pazienti sono veramente in una fase di grande scompenso emotivo negativo. Ecco, e non credo che sia tanto la severità del disturbo, ma proprio la fase del disturbo e quanto possa essere travolgente la negatività. Può essere la rabbia, può essere la depressione, può essere, no? Parlare di una persona gravemente depressa, parlargli di scopo nella vita. Cioè, ci vuole una certa gradualità, no? Quel continuum che dicevi prima, Assolutamente. no? Cioè, bisogna prima rimetterlo un po' in pista, poi da lì si E poi da lì ricostruisce. integrare con gli altri prospettive, assolutamente. Va bene, ci avviciniamo all'ultima domanda. Rispetto al disagio esistenziale, non che ovviamente dialoga con il disagio psicologico, no? Ma diciamo, qualsiasi forma di disagio rientra in quello esistenziale, quindi non può essere ridotto a quello psicologico, no? Quindi il disagio esistenziale è
la difficoltà a dare un senso, il fatto che siamo mortali, che l'imprevedibilità, l'incontrollabilità, un'intrinseca tendenza all'insoddisfazione anche per come siamo cablati biologicamente, eccetera, eccetera. Poi la si può interpretare in tanti modi, era giusto per connotare il disagio esistenziale. Rispetto al disagio esistenziale, la psicologia positiva che ruolo gioca? La psicologia positiva potenzialmente potrebbe avere un ruolo, giocare un ruolo enorme, nel senso che c'è tutto un ambito di ricerca molto, molto, molto consistente che ad esempio indaga proprio quello che è il senso e scopo nella vita. E quello che in inglese chiamano meaning in life, che è il significato di vita, che in inglese è un po' diverso rispetto al purpose in life, che ha a che fare più con gli scopi, gli obiettivi specifici. Meaning in inglese ha quel senso proprio più di, noi traduremmo come significato di vita, ecco. Sì. Allora, la psicologia positiva, beh, innanzitutto ha sviluppato almeno tre o quattro questionari specifici per misurare il significato di vita. Che le persone possono dare o alla loro vita o ad esempio, pensavo, al lavoro, no? Meaning at work, il filone di ricerca sul significato che le persone danno al proprio lavoro, indipendentemente da quello, dal lavoro che fanno, possono fare anche uno dei lavori più diciamo, insomma, non ha a che fare con l'ambizione, ha proprio a che fare con il significato che uno dà alle proprie azioni quotidiane. Fino poi ad arrivare a quelli che sono gli studi anche un pochino più, diciamo, più profondi rispetto a quelli che sono i concetti di spiritualità, di trascendenza, di come la spiritualità e la trascendenza, che non è necessariamente la religiosità, può essere legata alla religiosità, ma non solo, e come queste siano dimensioni assolutamente importanti, ad esempio, per affrontare anche quelli che possono essere stati di malattia, propri o dei propri cari, no? Come la trascendenza, la spiritualità possa essere anche un ingrediente assolutamente fondamentale di quello che è l'invecchiamento, no? Anche ieri il telegiornale dicevano che anche in Italia c'è questo aumento del numero dei centenari, quindi un prolungamento della vita. Quindi è chiaro che in questi nuovi contesti socio-demografici, il discorso esistenziale, di benessere esistenziale, di senso e scopo della vita, quello che dicevi tu, è assolutamente fondamentale. Quindi, di nuovo, direi che le premesse ci sono, gli strumenti ci sono, quello che occorre fare è appunto applicare e vedere anche nei prossimi anni, nelle prossime fasi, no, della nostra vita, no, e della nostra società, come queste cose possono davvero fare una differenza, cioè le persone che invecchiando mantengono il loro senso e scopo di vita, no? Che può essere anche quello di rendersi utili in famiglia, di andare a prendere i nipotini al pomeriggio all'asilo, ecco, piccole cose, non è necessariamente questo, però sicuramente questo dà un elemento in più rispetto al mantenimento della salute fisica, come dicevamo prima, ma anche rispetto a quello che è il contributo all'interno della società, il ruolo che le persone hanno nel mondo. Quindi diciamo che la psicologia positiva offre proprio una prima base di partenza, secondo me, per approfondire meglio l'aspetto appunto dello stare al mondo, del senso che si dà all'esistenza. Ecco. Ecco. Che può essere un senso anche molto negativo quando le cose sono molto complicate, vanno molto male, quando c'è molta sofferenza. Ecco, allora la psicologia positiva forse ti dà qualche strumento per capire meglio e gestire meglio il proprio disagio esistenziale. Certo. Guarda, io penso che sia un tema importantissimo, che anche la nostra categoria di psicoterapeuti, poi ovviamente dipende con che tipo di pazienti lavora, però prima o poi gli capita di dover affrontare e saper già discernere, no? Quando c'è un calo dell'umore che è depressivo, quando c'è un calo dell'umore, quindi ci sono anche questioni tecniche, che è un disagio esistenziale, no? E quindi si rischia di fare dei pasticci, no? Se non si distingue. Ma
Ti lancio lì una suggestione, no? In quanto ricercatrice nell'ambito della psicologia positiva, cioè come tu scrivi nel tuo libro, riconosci, no, un legame con autori come Jung, la psicologia umanistica, eccetera, no? Anche di saper dialogare con i giusti autori, perché lì è ancora un po' più complicato, è il New Age dietro l'angolo. Nella psicologia transpersonale è fondamentale. Condivido con te questa riflessione che può essere interessante anche per chi ci segue. Spesso uno dei motivi diffusi che sottende la nostra cultura occidentale collettivamente da diversi decenni, se non più di un secolo, bloccata in una specie di nichilismo, più o meno vissuto inconsciamente o esplicitamente, è legato anche, ci sono queste ipotesi, non è che io ho la verità in tasca, te la metto lì come possibilità, che anche proprio psicologicamente c'è una impossibilità di sovrapporre il modo in cui noi diamo senso quotidianamente ai nostri scopi ordinari rispetto alla necessità a un certo punto che capita nella vita di dare un senso al tutto. Perché il senso nella vita quotidiana generalmente lo diamo perché c'è un qualche cosa o prima o dopo nello spazio e nel tempo che dà un senso a quello che sto facendo adesso. Adesso studio perché così questa cosa mi aiuterà a trovare lavoro. Oppure sto andando dal dentista perché nel weekend mi è venuto male una gengiva. Ecco, questo è il modo in cui noi, per grandi temi o nelle piccole cose quotidiane, l'uomo non può vivere senza dare un micro o macro senso alle cose, anche proprio pratiche. Nel momento in cui noi usiamo questa medesima logica, quindi è proprio anche una riflessione cognitiva, psicologica base, di ricerca base, al tutto, se è veramente il tutto, non ha uno spazio e un tempo prima, dopo e fuori, altrimenti non è il tutto, cioè il tutto ha a che fare anche con la totalità dello spazio e del tempo, no? Sono domande ovviamente quelle dei filosofi, quelle spirituali. E lì andiamo in tilt. Tutte le grandi tradizioni, per questo ti dicevo collegarsi anche con i giusti autori, filosofi e psicologia, parlano nelle grandi mistiche di tutte, gran parte delle tradizioni e geografie umane. A un certo punto si arriva a quel crollo della capacità di dar senso, no? Da lì in realtà inizia il percorso spirituale, ma me lo dico in modo laico, non religioso. Anzi, meglio separare spiritualità dalla religione. Ecco, da questo punto di vista qua, la psicologia positiva è ancora alle prime armi o c'è qualche folle attore di psicologia positiva che si arrischia con la sua carriera accademica in questi ambiti? Ma sicuramente il forse la cosa che mi viene un po' più in mente così da poter citare, ma che comunque ha anche una grande importanza per quanto riguarda poi la pratica nostra della psicoterapia, è un po' il lavoro sui valori. I valori che sicuramente è un approccio che la psicologia positiva ha all'interno di questo discorso che facevo prima, no? Sul significato di vita, ma ad esempio anche l'ACT, l'Acceptance and Commitment Certo. Therapy, no? Allora, tornando all'esempio che facevi tu prima, il discorso del adesso studio perché poi dopo mi laureo e poi ho un lavoro, probabilmente rientra nel macro valore del dire sarò capace di prendere cura di me stesso, di essere autonomo, quindi il valore dell'autonomia, ma anche il valore magari di avere una famiglia, di essere in grado di costruirmi una vita, di provvedere ad altre persone, quindi senza andare in campi troppo trascendentali, ecco, niente da dire. E credo che per noi psicologi clinici, psicoterapeuti, l'idea di lavorare a un certo punto con anche quelle che sono tematiche legate ai valori, all'etica, alla moralità, cioè prima o poi capita il paziente che ci solleva queste cose, che porta questo disagio esistenziale che dicevi tu, no? E che necessita in qualche modo di essere aiutato e ci confronta anche su questo, perché a volte il problema
è che se appunto il terapeuta non ha fatto lui stesso, lei stessa, un buon lavoro anche di positività su se stesso, poi non riesce a... Certo. Non è solo un protocollo che uno deve applicare, no? È No, anche... non puoi separare terapeuta dalla terapia. Esatto, quindi credo che quello che dicevi tu è assolutamente rilevante, credo che sia, come dire, un'area anche un po' poco esplorata rispetto a quelle che è appunto la pratica della psicoterapia. E mi viene in mente anche semplicemente pensando a un discorso di supervisione, di accompagnamento, di formazione proprio dei psicoterapeuti, a prescindere dalle scuole e dagli orientamenti che esistono. Veramente molto pochi hanno a che fare con quelli che sono i principi di etica, di moralità, di, no? Forse chi si occupa un po' di malattie oncologiche, fine vita, no? Cure palliative, ecco, lì forse quelle tematiche che Eh dicevi sì, tu, la no? tanatologia. La tanatologia, ecco, credo che questi siano i colleghi che forse si stanno addentrando in modo un po' più coraggioso in queste tematiche. Io credo che dovremmo farlo un po' tutti, cioè seguire un po' il loro esempio, a prescindere che noi lavoriamo in questi contesti, con questi pazienti, però sono tutte tematiche che fanno parte dell'esperienza umana e quindi Eh vanno sì, umane. è No. centrale. Poi io no, sono d'accordo che non è psicoterapia, non sono ambiti della psicoterapia, ma sono liminari, cioè a un certo punto li incontri, no? Perché il tuo paziente è venuto perché ha avuto il lutto del Esatto. marito, della moglie o cose così. Poi lo psicoterapeuta non è che deve fare, come dire, la guida filosofica o spirituale, no? Però che il terapeuta, come da diversi anni si suggerisce, oltre ovviamente alla formazione, alla terapia personale, supervisione, negli ultimi anni si suggerisce anche di fare dei percorsi di mindfulness, no? Per i terapeuti stessi, anche darsi la possibilità di incominciare a interrogarsi sulla dimensione esistenziale, no? Cioè, cos'è tutto questo? Soprattutto se si ha a che fare con persone nella seconda fase della vita, no? Secondo me è molto prezioso. Ecco. Va Assolutamente. bene. Non solo nella seconda fase della vita, mi permetto, perché Certo. conoscendo dei dati molto anche allarmanti per certi versi su, ad esempio, io lavoro moltissimo nei contesti universitari, con studenti universitari, con giovani, e anche lì ci sono, diciamo, delle percentuali di suicidi o tentati suicidi che sono allarmanti. E quindi di nuovo il tema, no, del disagio esistenziale, della morte, del senso della vita, del senso... Ecco, emergono anche nelle prime fasi di vita, Certo, quindi è assolutamente il importante. dolore, la morte, il crollo della capacità di dare il senso ordinario alle grandi tragedie, perché poi alla fine le grandi difficoltà, le tragedie, o sono semplicemente delle grandi situazioni che temiamo profondamente, comprensibilmente, che speriamo di avere delle buone carte in questa breve vita, no? O se no ti diamo la possibilità di, se capitano, poi facciamo le cose che non capitano, no? In modo molto scientifico, cosa ce ne facciamo, no? Che anche poi tutto il discorso a parità di traumi, di stress, no? Anche tutto il lavoro sulla resilienza, fondamentale che cosa me ne faccio? Ecco, qui la condizione di un'infarinatura di quella che è l'interrogazione e anche le pratiche esistenziali, perché poi la mindfulness è un ponte, perché non è una psicoterapia, ma è propedeutica al lavoro psicoterapeutico, ma è anche propedeutico al lavoro esistenziale. Certo. E quindi, secondo me, su questo fronte qui c'è tantissimo da fare. Bene, guarda, Aggiungo vai. l'ultimissima cosa per non chiudere troppo con questo approccio troppo, diciamo, troppo negativo per i miei gusti, che sono Ok. sicuramente importantissimo, credo anche in questo discorso esistenziale, tenere presente quelle che sono le componenti transculturali. Sempre di più Cavolo. nella nostra società, anche in Italia, anche nel nostro piccolo Italia e d'Europa, abbiamo veramente una
una presenza sempre più elevata di persone che provengono con altri bagagli culturali, etnici e di esperienze di vita che rendono assolutamente necessario per noi psicoterapeuti o noi esperti, diciamo, di salute mentale, avere una formazione esistenziale anche su questo, Eh sì. transculturale, che ci aiuti a capire, comprendere anche quello che è il punto di vista culturalmente anche molto lontano dai nostri. Ecco. Certo, l'etnopsichiatria e tutto questo ambito, sì, molto interessante. Esatto. E su Bene, questo Chiara. anche la psicologia positiva, ad esempio, mette in luce che certe esperienze di benessere non sono universalmente uguali, quindi è No, importante che quando. minimamente. Noi siamo anche il prodotto della nostra cultura e non considerarlo, rischi di non riuscire nemmeno a creare l'alleanza con tutta la Esatto. buona volontà del Esatto. lavoro insieme. Bene, sono usciti tanti stimoli, magari ci sarà l'occasione di approfondirne qualcuno di questi più avanti verticalmente. Ti ringrazio ancora e alla prossima. Grazie mille, grazie a voi. Alla prossima.